Buongiorno, io parlerò in italiano, ma le slide saranno tutte in inglese, così sarà più semplice. Allora, noi normalmente chiamiamo graffiti in lingua italiana, ma anche nelle altre lingue, i prodotti della street art. Questi, in realtà, i romani questi li avrebbero chiamati tituli picti, perché sono fatti con pittura, con il colore. Riporto questo che è molto bello. Ho visto un mese fa sul muro della Facoltà di Lettere di Padova. Allora, cos'è un graffito romano? Cosa intendiamo? È un'iscrizione ottenuta graffiando con un oggetto appuntito una qualsiasi superficie, solitamente una superficie dura. L'aspetto interessante è che i graffiti sono scritture occasionali, non mediate. Chi scrive non passa attraverso una terza persona che esegue l'iscrizione, ma direttamente scrive quello che pensa in quel momento. L'aspetto interessante è che loro riportano sentimenti, passioni, odi, emozioni. Sono molto i graffiti sono molto diffusi nel mondo romano. Noi siamo portati a pensare che siano solo i graffiti delle città vesuviane, di Pompei, di Ercolano, Stabia. In realtà sono diffuse in tutto il mondo romano, dall'estremo nord fino alla zona subsahariana. E sono molto importanti per un aspetto, oltre che per lo studio della vita quotidiana, soprattutto, come vedremo qui, per conoscere meglio il grado di alfabetizzazione del mondo romano. Perché si fanno i graffiti? Beh, come oggi, per amore, per odio, per la passione sportiva, aurighi, gladiatori, per ricordare momenti tristi o felici, per prendere degli appunti, per fare delle liste della spesa, per segnare prestiti, per tutte quelle attività che richiedevano o che in cui si desiderava esporre quello che si desiderava scrivere, quello che si voleva. Un altro aspetto interessante è che si tratta spesso di esercizi di scrittura, di giochi di parole e anche di versi dei famosi poeti, Virgilio, primo fra tutti. L'aspetto che ci interessa oggi è che i graffiti spesso sono fatti per pregare le divinità. E per cosa in particolare? Ringraziamenti per una grazia ricevuta, per segnalare la celebrazione di un rito, di un sacrificio, o anche per ricordare che una persona si è recata in pellegrinaggio in un luogo e vuole lasciare il segno del suo passaggio, della sua presenza. È una forma molto diffusa nel mondo romano ed è ricordata anche dagli autori antichi. Riporto qui uno dei passi più famosi, che è quello di Plinio il Giovane, quando visitò il tempio del Clitunno, alle fonti del Clitunno in Umbria, e dice, traduco in italiano, leggerai molti scritti di molte persone incisi su tutte le colonne e su tutte le pareti, con i quali vengono celebrati quella fonte e quel Dio. Molte cose tu le apprezzerai e molte ti faranno sorridere. Cioè, ci saranno anche molte, molte sciocchezze. È una pratica devozionale che esiste ancora oggi, che è sopravvissuta. Proprio l'altro giorno, quando siamo andati a visitare il battistero di Aquileia, in questo affresco del XII secolo, compaiono una serie di graffiti devozionali che vanno dal 1320, c'è una data qui, fino al 1820. Ma si potrebbe andare avanti. Anche recentemente i turisti incidono il loro nome sul Colosseo, sulle case di Pompei, quindi. Allora, i graffiti nei santuari sono abbastanza diffusi, in Italia e nelle province dell'Impero Romano. Io presento tre casi di studio. Uno viene dal santuario di Mercurio e Maia a Châteauneuf, in Savoia, in Francia. Uno è il celebre santuario di Ercole Curino, vicino a Sulmona, in Abruzzo, e un altro è una novità in un piccolo santuario dedicato a Giove Eterno,
che è collocato in un posto sperduto, quasi irraggiungibile, che è stato appena scavato vicino al lago di Garda sulle Prealpi Bresciane, da cui viene un notevole numero di graffiti. Sono stati studiati un anno fa. Ecco, partiamo dal primo. Châteauneuf è qui in Savoia, è lungo la strada che porta dalla pianura padana alle Gallie, alla Narbonese e poi alle Gallie. Ecco. La località si chiama La Ferme du Boisson, è questa, spiace se sono un po' sfocata, eccola qui. E tutto il sito di questa piccola località è organizzato intorno a un teatro e a un santuario. È una cosa molto comune questa, l'accoppiamento santuario e teatro. La prima fase del santuario, che è l'unica zona scavata per oggi, corrisponde a un piccolo tempio con due celle, costruito agli inizi del primo secolo d.C. e distrutto durante la dinastia Flavia. Ha un grande numero di graffiti incisi sulle pareti e questi graffiti mostrano due tipi di culto, uno a Mercurio e a Maya e l'altro il culto di Roma e di Augusto. Questa è la pianta del tempio, un tempio abbastanza singolare a due celle. Questo è il teatro. Queste sono tutte le pareti che hanno restituito i graffiti. E poi, come spesso accade nei siti poi abbandonati, la calcara, e cioè il luogo in cui sono finiti tutti i materiali del tempio per produrre calce, ma è una cosa comune. Questa è una ricostruzione del tempio molto piccolo, ecco, si vede la coppiata, teatro e il tempio singolarmente a due celle. La spiegazione è semplice, una cella per Maya e una per Mercurio. Ecco, io presenterò due dei più importanti graffiti. Il problema dei graffiti è che spesso vengono rinvenuti in situazioni di conservazione estremamente precaria, molti frammenti, spesso le superfici sono erose e la lettura è abbastanza difficile. Vediamo il primo, eccolo qui. Ricorda il compimento di un sacrificio. Richiama un altro graffito famoso che alcuni di voi conosceranno perché è su Magdalensberg, è quello del Sacrificium Capricorni sul Magdalensberg. E dice, quando, è anche interessante com'è il procedimento, quando io avrò da 10 denari in su, oltre 10 denari, allora io darò un dono di almeno 12 denari a Mercurio. Di 2 denari e mezzo, che possano stare dentro un reticulum, una sacchetta, una borsa. Questa è almeno l'interpretazione. E sacrificherò al Mercurio altri 5, 6, 7, 8, 9 denari e a Maya ugualmente sacrificherò 2 denari e mezzo. Non c'è parità di genere, vedete, a Mercurio molto più che a Maya. L'aspetto interessante, vedete, questo complica spesso la lettura dei graffiti perché i graffiti si sovrappongono. Questo è un graffito di altra mano. Ecco, prestate anche attenzione al fatto che i graffiti sono spesso di mani diverse, perché è importante per comprendere poi il fatto che non ci sia uno scrittore, uno scriptor professionista. Ecco, per quanto riguarda il culto, piccoli graffiti molto frammentari, vedete, 1 centimetro, 2, 3 centimetri, Roma e imperatori Caesari, non sappiamo quale. Veniamo all'altro, che è ancora più importante, è che il tempio di Ercole Curino a Sulmona, vicino Sulmona, nel Sannio. È interessante anche per un discorso di continuità del culto. Sopra il santuario, in età medievale, è stato costruito il famoso eremo dove si ritirò Celestino V quando fece il gran rifiuto, come ricorda Dante. È interessante perché la distanza è minima.
Tanto che fino a pochi anni fa si pensava, prima dello scavo, che questo fosse una specie di dépendance dell'eremo. Qua si vede bene il santuario di Ercole e l'eremo. Ecco, mi limito a qualche notizia. Intanto è vicino alla città di Sulmona, che è la città di nascita di Publio Ovidio Nasone, del poeta Publio Ovidio Nasone. E vedremo che uno dei graffiti è molto interessante perché riporta una composizione di Ovidio. Poi l'epiteto Curino deriva da Quirinus, è tipico dell'età repubblicana e vuole legare la divinità a Romolo divinizzato. Il santuario è stato costruito, come spesso capita, alla fine della Seconda Guerra Sociale, sopra un altro santuario ed ha la costruzione è molto simile al santuario della Fortuna Prenestina, ma soprattutto al santuario di Ercole Vincitore, di Hercules Victor a Tivoli. Quasi si è pensato addirittura a un progetto comune, perché anche in questo santuario Hercules a volte è l'appellativo di Victor. La terrazza più bassa ha un grandissimo podio, 71 metri, con 14 stanze delle taberne, probabilmente adibite come capita spesso a negozio, coperte da volte a botte. La parte sopra ha tre lati con un portico a colonne. Si è pensato che la piazza servisse anche come luogo di incontro e di riunione per le comunità che facevano capo all'area di Sulmona, soprattutto i Peligni, i Frentani, che probabilmente nel santuario, come a pietra abbondante, si riunivano. Al centro della terrazza c'è un piccolissimo santuario. Adesso vedremo, questa è una foto aerea, la grande piazza con il portico e le 14 stanze, le terrazze e il piccolissimo tempio. Qua si vede la terrazza, la grande terrazza, ecco una vista sulla valle. Questa è una ricostruzione, la piazza. Il tempio è stato costruito su sovrastrutture su criptoportico, un'opera immensa, e poi il piccolo tempio con una cella, con un grande porticato e qua sotto il porticato con le taberne. Questa è la piccola cella del Dio, con le pareti affrescate, al centro c'è un bellissimo mosaico che adesso vedremo, sulle pareti compaiono i graffiti dei devoti. Ecco un'altra vista, queste sono le pareti con i graffiti. Questo è il mosaico, molto bello. Al centro della cella fu rinvenuto questo grande altare che oggi è al Museo Nazionale di Chieti. È un altare in pietra rivestito di lastre di bronzo. E ricorda lo scioglimento del voto di un Gaius Septimius Popilianus che era Evocatus Augusti. Evocatus, come sapete, era un pretoriano che dopo il congedo decide di fare una nuova ferma. Dalla cella viene anche questa bellissima statuetta, 30 centimetri, in bronzo di Ercole, che riproduce il famoso Ercole Farnese, che a sua volta riproduce l'opera di Lisippo. Sulla base c'è un'iscrizione, una dedica, che dice Marco Peticcio Marso, Marso, interessante, siamo la terra dei Marsi, sciolse il suo voto volentieri e meritatamente. Vi dicevo prima, oltre 70 graffiti quelli rinvenuti, in un'area minima. E alcuni sono veramente importanti, ne vedremo tre di veramente importanti. Il primo è questo, adesso vediamo la trascrizione, e ricorda l'esecuzione, lo scioglimento di un voto. E dice: nei giorni di agosto, o sacro Curino, abbiamo preparato cose degne. Infatti, bisogna sciogliere i voti dovuti. E adesso, dice, è ora, arriva il tuo
nome consacrato. Ecco, arriva e si mostra con tutta la sua fortuna, la sua capacità di portare benessere e felicità. Noi siamo venuti portando i voti che abbiamo promesso, i voti antichi. Siamo venuti, dice, lo sappiamo, coloro che sono venuti prima di noi. E tu stesso, o Ercole Curino vincitore, ecco che torna il legame con Tivoli, dice, tu sai che noi abbiamo fatto questi voti e allora noi dobbiamo farlo se tu vuoi, se, scusate, se e tu devi fare questo sacrificio, sciogliere questi voti, se tu vuoi che tutte le cose vadano come desideri. Notate per esempio miss al posto di vis, alcune la cessa al posto di essa. L'altro è questo è ancora più importante perché è stato oggetto di un lunghissimo articolo di John Scheid sul modo con cui si realizzano i voti. È molto interessante. Qui un abitante probabilmente di Sulmona, al momento di partire militare, pronuncia dei voti per poter tornare incolume a casa e promette che se tornerà sano e salvo, darà come offrirà in dono ad Ercole Curino un maiale e un vitello. E poi la parte più interessante, et votis damnatus, è obbligato a sciogliere il voto. Adesso si presenta al Dio. La leggiamo insieme, dice Gaio Nonio, figlio di Lucio della tribù Sergia, proveniente oppure partito dal municipio di Sulmona, ha promesso come voto al Dio Ercole Curino che se fosse tornato salvo dall'accampamento, vota come voto, e poi qui è una parte lacunosa, avrebbe portato un maiale, un berro e un vitello. E obbligato dai voti, adesso è qui, si presenta. E in questo articolo di John Scheid, che vi consiglio di leggere, si trova in Perseus, You can see it in Perseus, dice, c'è tutto il processo di esecuzione di un voto. La promessa, la ragione per cui si pronuncia il voto, il contenuto del voto, l'obbligatorietà dello scioglimento del voto, e questo che è un aspetto interessante su cui l'autore francese si sofferma molto, è che bisogna che il devoto vada di persona a sciogliere il voto. Cioè non basta sciogliere il voto per intermediario. E poi il pezzo forte che purtroppo è da... Sono 60, da 40 anni che gli studiosi discutono su questo graffito. È su una colonna della cella. Cos'è che balza subito all'occhio? Nasonis. Addirittura qualche studioso si è sbilanciato dicendo che Publio Ovidio Nasone è l'autore del graffito. Non credo. Probabilmente si intende dire opera poetica di Nasone, di E poi seguono questi esametri, per lo più dattilici, di cui si sono riusciti a leggere pochi versi finora. Adesso è in atto un tentativo di lettura con laser scanner e si leggono solo alcune parole che però non hanno trovato alcun riscontro per ora in opere di Ovidio. Una nuova opera di Ovidio? Ma speriamo, confidiamo nella scienza informatica. L'ultimo è un caso veramente singolare. Siamo a Villanuova sul Clisi, vicino al lago di Garda, bellissima località turistica. Non facciamoci ingannare perché è una zona impervia. È sperduto in mezzo alle montagne. Eccolo, è qui. Il santuario è qui. Non si può raggiungere a piedi, cioè, scusate, non si può raggiungere con mezzi. Al momento dello scavo, gli archeologi lasciavano le macchine a quasi 2 ore dallo scavo.
Una zona veramente impervia, ci si arriva solo a piedi e con parecchie ore di cammino. E anche questo ha un senso, è l'ascesa verso la divinità. È stato appena pubblicato lo studio su questo santuario. Allora, è un piccolo, tecnicamente è un fanum, un piccolo tempio rurale, ed è una costruzione molto complessa, perché è fatta di parecchi livelli, lo scavo è ancora in corso, con una stanza di 11 metri per 4 metri e 20, ha restituito moltissimo materiale dal primo al quarto secolo d.C. Tra questo materiale, monete, fibule, ceramiche, molti ex voto miniaturistici, alcuni con la dedica a Jupiter Aeternus. E poi una grande quantità di graffiti su intonaco, e poi un altare in pietra. Nonostante il luogo sia impervio e irraggiungibile, la struttura era massiccia. Queste sono le mura di recinzione. Questo è lo scavo visto da un drone, con queste due stanzette, due celle forse. Questa è una ricostruzione, un piccolo tempio, un fanum. La vista è meravigliosa sul lago di Garda e sulla valle, ma vi garantisco che arrivarci richiede molto impegno. In situ è stato trovato questo altare. Purtroppo manca il nome della divinità, ma probabilmente Jupiter Aeternus, e la ricostruzione fatta da Gianluca Gregori è Sectus Me Nessius, forse Rufrius, Votum Solvit. L'altare votivo, un'ara votiva molto semplice. Molto interessante questa ansa di un vaso di bronzo con un'iscrizione su due linee che dice a Giove ottimo massimo eterno, Marcus e poi nome e cognome sono lasciati anonimi come spesso nelle iscrizioni sacre e poi ha sciolto il voto volentieri e meritatamente. In questo piccolo santuario i graffiti provengono da queste due celle, da queste due stanze. Finora sono stati identificati 128 frammenti con graffiti. Purtroppo a volte sono 3 centimetri per due, una lettera, due lettere, un numero. Però uno è estremamente interessante. Anche se la lettura per ora è piuttosto complicata. Perché è interessante? Non solo perché è ricordato il nome della divinità, Jupiter. Eccolo qui, mi spiace che si legge poco sulla porta. Ma anche perché intanto si parla di un ius, e quindi di qualcosa dovuto per diritto o per legge. Forse un quondam stabilito in un certo momento nel passato. Ma l'aspetto più interessante anche ai fini della conoscenza del santuario è che abbiamo la datazione consolare, cioè il quinto giorno prima delle Idi di maggio, durante il consolato di Genziano e di Basso, e quindi l'11 maggio del 231 d.C. Questo non capita di frequente di trovare la datazione di un graffito in questa maniera. L'altro, ecco, ve ne mostro alcuni di quelli molto frammentari. Qui compare la parola panis. Siccome una parte a sinistra è frammentata, le ipotesi possono essere due: l'offerta di uno o più pani, oppure, e questo sarebbe più interessante, l'offerta di popanis. La popana è una focaccia rituale. Altri hanno ancora il nome della divinità tutelare, della divinità che dà il nome al santuario, Jupiter. E poi quella che per me è davvero più interessante da un punto di vista storico è questa, forse la registrazione di un prestito. Noi sappiamo che nei santuari, soprattutto nei santuari dell'Italia centrale,
era praticato il prestito a interesse. Si usava il denaro del tesoro del tempio per fare piccoli prestiti. In questo caso il tasso di interesse è mensile. Cioè il graffito dice che una persona ha ricevuto 8 sesterzi al mese per un prestito di 225 sesterzi. Cioè il santuario ha prestato 225 sesterzi, per ogni mese vuole dalla persona che ha stipulato il prestito 8 sesterzi. È un interesse molto alto, quasi il 43%. Però dai graffiti di Pompei abbiamo tassi di questo genere, soprattutto per piccole somme. Questo è molto interessante perché vuol dire che in questo santuario probabilmente c'era una pecunia fanatica, e cioè il tesoro del tempio, e che come in altri casi o i sacerdoti o gli incaricati della cura del tempio, i curatores fani o curatores fanorum, gestivano queste somme che poi servivano probabilmente per la manutenzione e per le cose del culto quotidiano. Mi avvio a concludere. Allora, primo caso, primo punto, i graffiti e l'alfabetizzazione. Allora, vi dicevo prima, mani differenti. Questo porterebbe a escludere che chi faceva il graffito, cioè, questo porta a confermare che chi faceva il graffito era il devoto stesso e non ricorreva a uno scriptor professionista, come sappiamo che accadeva nei santuari della protostoria. I santuari venetici, quelli di Este, hanno gli scriptores professionisti che scrivono per tutti. E questo è molto interessante. Nell'ambito di una polemica che va avanti ormai da 10, 30 e oltre anni, che è nata con un libro famoso, quello di Harris, cioè Ancient Literacy. Voi sapete che Harris sosteneva che l'alfabetismo, l'alfabetizzazione a Roma era estremamente bassa. Lui dice che solo pochi sapevano leggere e scrivere, e solo cose elementari. Certo che graffiti di questo genere danno una grande prova che almeno che molti sapevano scrivere, magari elementarmente. Soprattutto che questa buona conoscenza anche della pratica di scrivere è presente tra gente comune, ma anche in aree estremamente difficili, estremamente periferiche. Esiste un progetto dello studio dei graffiti in area alpina, io l'ho presentato al convegno del Romance in the Alps, che conferma questo. Abbiamo graffiti in molte zone alpine, sia del versante italiano, sia del versante norico, retico, gallico e della Provenza. L'altra è la questione della religiosità, ma presento così come suggestione, i graffiti ci danno un grande numero di informazioni sui devoti, sulla condizione sociale o sulla condizione legale e il loro rapporto con la divinità. In qualche grafia, non li ho presentati tutti per brevità, ma in alcuni abbiamo un rapporto quasi personale con la divinità. Un mio collega inglese ha detto come gli italiani con i santi. Questo rapporto d'amicizia, no? Ecco, molto confidenziale. In altri casi di paura quasi. Il devoto ha paura della divinità o di quello che la divinità può causare. E quello che a me interessa molto di più e che vorrei approfondire, se avrò ancora vita, è la questione delle transazioni economiche. Esiste un libro molto, ormai molto vecchio, superato, ma ancora valido, sui tesori dei santuari laziali, che andrebbe integrato con i dati adesso di tutte le altre regioni europee, perché è molto importante vedere come questi santuari erano motori anche di economia. Da un santuario del centro Italia, per esempio, proviene un bellissimo salvadanaio, non mi ricordo come si dice in inglese salvadanaio,
Sì, c'è Salvadanaio. Money keeper. Savvy money. Pieno di monete, quindi anche le offerte poi andavano nel tesoro del santuario. Va bene, con questo ho chiuso, grazie.